Ciao ragazzi. Aspetta, ti sto raccontando una cosa. Perché non mi fa mai finire le storie? Perché volevo salutarmi. E quindi in questo posto che oggi andremo a vedere, io mi ricordo, no? Quando ero giovane, io uscivo da scuola. Uscivo, salivo sulla mia Vespa 50 e accendevo col piede il cavalletto, il cosino, quello che si accendeva il motore, non mi sta venendo il nome. Ecco, e mettevo il cappello con i miei capelli lunghissimi e i miei occhiali fantastici anni 90, mi appaccingevo in questo posto che si trovava sopra scuola. Io andavo al Galileo Galilei e sopra il Galileo Galilei c'era questo fantastico posto dove io mi fermavo e mi mangiavo le patatine. Ah, che bei ricordi. Mi stavi seguendo? Sì. E quindi ragazzi, bentornati. Vi abbiamo spiegato un pochettino, avevo fatto l'introduzione, dove siamo stati. All'Arco dei Polli. L'Arco dei Polli che in realtà non ce l'ha consigliato nessuno, l'ho consigliato io semplicemente. Ma mi hai detto che ce l'avevano consigliato? No, perché mi ricordava l'infanzia. E tra l'altro l'Arco dei Polli mi prende in giro. Dal 1979 ci siamo stati, vedrete le immagini, molta confusione. È un bel posto, grande, c'è anche l'interno, c'è un sacco di cose da mangiare, tantissime, molto 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 invitanti. Ero là dentro quando sbavavo. È molto carino, ovviamente ripetiamo sempre, a noi non ci paga nessuno e queste sono cose che facciamo noi. Usciamo e sardi. Soldi. Mi ricordo il Ciauro a conduzione familiare, molto carino, siamo stati lì, avevamo fame e quindi abbiamo provato questa polleria, l'Arco dei Polli. Gastronomia polleria, quindi c'era un po' di tutto e quindi abbiamo preso un po' di pasta, un po' di polpette, un po' di quello, un po' di quell'altro. Allora, abbiamo speso... Aspetta. Io sono Federico, detto Batman, e tu sei? Margherita, detta Margherita. Detta Margherita, sì. E noi siamo? I ragazzi di Catania Food Lovers. Pubblicità. Non c'è la pubblicità. Non c'è la pubblicità. Scusa, vi lascio prendere. Abbiamo speso la bellezza di 28 euro. Però abbiamo preso un botto di roba. Non abbiamo i dettagli, semplicemente perché non li mettono nello scontrino e soprattutto non me li ricordo. Però abbiamo preso, come diceva lei, tu sei? Margherita, e abbiamo preso tanta roba. Cosa abbiamo preso? Ce l'ho qua, signori. Ce l'ho qua. Allora, abbiamo preso Le patatine che sono sono molto particolari, ne parliamo dopo. Voglio una. No. Ah! No. Patatina. No, ora andiamo a casa e facciamo questo video. Una patatina. No. Una. No, no. Patatine. Margherita. Ora andiamo a casa, dai. Le crocchette. Le crocchette. Ciao qua. Poi abbiamo preso le sadde a baccafigo. Ne abbiamo preso due. A beccafigo. Ne abbiamo preso due. E questo pesa un chilo e la pasta, sicuro. Esatto. No, questo è il riso al forno. Che mi ispirava tanto e lo volevo provare. Tutto fuori fuoco, ovviamente. Ah, le polpette di cavallo. Che ho letto su recensione su Google che sono buone e quindi le abbiamo prese. Mezzo pollo, però non lo spacchettiamo adesso. Lo apriamo dopo. Scivola tutto. Mezzo pollo, nota interessante, ruspante. Sì, perché c'è la scelta del pollo normale e quello ruspante. Quello ruspante è più buono. E le lasagne alle verdure, carote, besciamella. Queste le ha volute lei invece della classica pasta al forno. Sì, sì. Allora, dato che ti stai portando la testa da due ore. Intanto assaggiamo le patatine. Allora, le patatine, io ho questo ricordo di quando andavo alle superiori. Queste patatine sono molto particolari. Non sono le classiche patatine industriali. Io credo che siano proprio patate fatte da loro. Sono patate fresche, si vede. Patate fresche fatte da loro e tagliate. Sono molto buone. Non sono classicamente croccanti, ma sono un mollacchio buono. Sono esattamente come me ne ricordo quando andavo a scuola. Buone, veramente buone. Si sente che sono patate fresche, si sente il sapore della patata. Quanto a me piacciono le patate schimicazze. Fortissime. No, queste sono buone. Le patate proprio fatte così, ragazzi, sono troppo buone. Tra l'altro, secondo me, per quello che abbiamo speso, non è tanto. Lasciamole per il pollo. La cosa che ho visto è che fanno anche il pesce. Perché c'hanno le cotolette, penso che se non so di che pesce. C'era il pesce spada, i mascolini come si dice in italiano? Le mascoline. Le sarde. No, non sono sarde. Il maschio delle sarde. Vabbè, comunque. I mascolini. E poi li mettiamo magari sotto. Mascoli. Mettiamo il sottotitolo così. Mascoli. Esatto. Perché non sappiamo il nome. La traduzione in italiano. Mascolini. Quello, vabbè, poi magari mettiamo un'immaginetta. E quindi è carina come cosa che fanno anche. Fanno il pesce. Sì, la carne che è il pesce. Abbiamo preso le sarde a beccafigo perché ovviamente noi abbiamo una passione. Abbiamo un riferimento molto alto. Che è mia nonna. Queste sono le crocchette.
non croccano. Sono molto patatose. Sono molto patatose, forse sono industriali, ma sono buone. Senza infamia né lode. Le patate sono di un alto livello. Stavo dicendo la stessa cosa. Assaggerei le sarde a becca figo. Sarde a becca figo è un must. Devono essere fatte bene. Ora noi non ci perderemo come vengono fatte, perché se per disgrazia sbagliamo un ingrediente o un modo, cassutta poi nei commenti. Panico. Perché voi state già scrivendo nei commenti. Però grazie che ci scrivete nei commenti, ci mettete dei like, sono troppo carini. E grazie ai like degli altri video, se questo video dovesse raggiungere i 350, dai, like, vi portiamo un'altra rosticceria famosa a Catania. Non ci imperaghiamo su come vengono fatte le gamange. Le sarde a becca figo, ma ve le facciamo solo vedere. Sembrano molto carine. Quindi no, noi due sarde con tipo sandwich. Quindi noi andiamo. Buone. Sono buonissime. Sono fatte in casa, si sente. Si sente l'amore. Sono buonissime. Sono buone, sì. Oh, beh, si sente molto l'aceto, ma a me piace. Per questo mi piacciono tanto, perché a me l'aceto piace tantissimo. Però ci volevano l'uva passa e i pinoli, poi erano perfette. Vero. A sto punto direi di finire i secondi e poi andiamo ai primi, al contrario. Allora, io avevo letto su Google, su Google, per vedere, che tra l'altro ha tante recensioni positive, considerando che c'è da un sacco di tempo, ma non è scontato che abbia tante recensioni positive, ma mangia. E ho letto che le polpette sono squisite. Il cavallo è delicato. Diciamo che se il cavallo è in origine non è buono. Che a Catania si tende un po' troppo a mettere l'aglio. Cioè le abbollano nell'aglio. Per a volte per nascondere la qualità reale della carne, esatto, del cavallo. Non gli ho fatto mettere condimenti. Ho detto, gli metto, va bene, mangia! Non gli faccio mettere condimenti, vai, mangia, mangia. Per assaporare un po' la carne. E quindi dice. Nota positiva. Non c'è aglio. Non c'è aglio. È una polpetta di media qualità. È buona. È un po' fredda, forse è questo. Il sapore del cavallo è molto forte, si sente selvaggio. Qua non lo sento tantissimo. Neanche e io. Quindi per me è gradevole. Allora, a me piace. Perché non mi accendo troppo la carnosità. Perché gli dico di media qualità? Perché io mi ricordo la polpetta di Longo, io la masticavo, la qualità era simile a questa, ma la, diciamo, la carne si scioglieva. La consistenza della carne era tipo un cioccolatino ad agosto, si squagliava. Questa sì. È buona. Non c'è l'aglio, mi piace. E non ci sono quei galletti fastidiosi. Al momento la qualità complessiva è eccellente. Mi piace molto. Andiamo avanti. Andiamo ai primi. Vuoi questa? Facciamo una cosa. Io assaggio questa e tu assaggi questa e poi ce le scambiamo. E poi ce le scambiamo. Va bene. Vai. Io sto provando questa. Io sto provando questo. Riso al forno, a me il riso piace tanto. Queste sono lasagne con le verdure. Sono lasagne con le carote. E come si prende ora? Oddio. È come se fosse una pasta al forno, quindi c'è il formaggio, le uova, non ci sono i piselli. L'unica pecca è che il riso non è scrocchiarello, ma la qualità, proprio il sapore, è veramente buono. È come quelle rosticcerie classiche, la domenica andate a prendere il riso. Io mi aspettavo esattamente quello. Le lasagne sono delicatissime. Sono alle verdure, ma mi piacciono veramente tanto. Si sente tantissimo la carota, quindi è un po' un sapore, una lasagna nuova per me. Ma a me non dispiace per niente, perché sente sia la zucchina che la carota. Mi piace parecchio, è una lasagna più delicata. Se volete la lasagna porca con ragù, c'era pure e la prendete. Questa l'abbiamo presa perché era un'alternativa sfiziosa. E a noi ci piace cambiare anche per queste cose così salutari. Io devo essere sincera. Non ti piace? Per niente? Il riso è come se fosse, siccome è troppo cotto per me, è come se fosse tipo, si sente il riso che è diventato una pappettina e poi da parte il condimento, quindi lo sento dopo, ma nell'insieme non stanno bene, cioè non... Vabbè, sono gusti, sono ovviamente. Gusti. Allora. Ultimo, ma non ultimo per importanza, anzi, diciamo che siamo proprio qui. Proprio per provare lui. Il pollo, perché abbiamo scoperto, cosa che capisco che è importante anche per noi, ma c'è una folta schiera di persone cultrice del pollo. L'odore è diverso, ma anche l'aspetto è diverso. È ruspante, cioè proprio si vede che ruspa, che ruspa. Guarda, lo sta ruspando la palude per cercare gli animali. Sì, è vero, è diverso. L'odore è molto diverso. Io questo volevo dire, no, che ruspa. Il petto ce lo dividiamo, non lo toccare. Se vediamo la pelle? La pelle pure è diversa. È un po' diversa. Io anche il sapore è diverso della pelle. Non ho mai mangiato un pollo allo spiedo ruspante, eh? Ma sento già dalla pelle il sapore che cambia. Quello, ho detto, è più selvatico. Ed effettivamente è vero. Quando ho tagliato il petto era morbidissimo. Solitamente il pollo, nella stragrande maggioranza dei casi, il petto è un po' stopposo, quindi è un po' difficile da tagliare. A me piace.
molto morbido. Allora, non è morbidissimo, ma è più morbido di tutti che abbiamo mangiato. È più morbido della media del pollo, del fetto di pollo. Allora, secondo me... E il sapore è un po' più... Il sapore è un po' più forte. Un po' più umile. Ma la consistenza della carne io la trovo diversa. Quindi non vi so dire se è morbido o stopposo. Credo che sia esattamente una via di mezzo. Perché tu lo mordi e riesci a morderlo tranquillamente. Ma mentre mastichi, senti che la carne è un po' più dura rispetto a un pollo normale. Non lo trovo più morbido. Ora ho fatto un panino di patatine. Ah. E devo dire che non mi dispiace per niente. E se faccio così con le patatine... Mamma signore, che cos'è? No, scusa. Il sapore del pollo è più buono. Perché si sente il sapore. Senza ombra di dubbio. È più buono del pollo normale. Mm-mm. Oh, per me è approvato. Cioè, per me è super approvato il pollo allo spande. Anzi, andate a provarlo e ci fate sapere. Tra l'altro, cosa che a me piace un sacco, come vi ho detto le scorse volte, lo condiscono con la cipolla, con l'intruglino che c'hanno loro. E a me piace parecchio. Perché dà un buon sapore. Un sapore condito. Cipolla molto dolce. Ma no, la pelle è buonissima. La pelle è molto buona. Vi faccio vedere com'è il pollo dentro, così anche per capire un po' voi. Spero che più o meno si capisca. Comunque è bello, mi piace. Allora, mi è piaciuto tutto. Mi dispiace che a Margherita non è piaciuto il riso. È stata una cosa che ho voluto io. Ti perdono. Ma a me è piaciuto veramente. Un po' meno cotto il riso, ma capiamo che... No, ma non questa è bella. Lì si deve cucinare. Io sì, le capisco certe cose. Non è che non è... Cioè, lo capisco che è una cosa cucinata al momento è diversa rispetto a una cosa più statica. Però proprio il sapore del riso non mi ha fatto impazzire. Io direi che a questo punto possiamo anche tirare delle conclusioni. Mi sto ricreando la vita, un secondo. Allora, sticceria molto buona, super consigliata. È in via Nizzeti 9-10, fa tre mestiere e Etneo Catania. È aperto a pranzo. Provate anche queste tipologie di patatine, vedete se vi piacciono meno perché sono più particolari. E fatecelo sapere. Provate l'insieme, vedete un pochettino. Per quanto ci riguarda, quanto mi riguarda, tutto molto buono. La media, la qualità si mantiene stabile. Molto, molto consigliato. Lo ricompreremo sicuramente. Ora parla la bionda, io mi mangio tutti i due spicchi di patatine, di pollo e poi vi salutiamo. Allora, mi è piaciuto molto il fatto che ci sia tanta varietà, nel senso non è la classica gastronomia dove trovi quattro cose. Le paste, c'erano più tipi di paste, sì, c'era il riso al forno, ma c'era anche la lasagna, ma c'era anche gli involtini di melanzana con dentro gli spaghetti, la norma, c'erano tante cose. Puoi spaziare dal pesce alla carne. A me queste cose piacciono tantissimo perché magari quando tu esci non vuoi mangiare sempre le solite cose, dove noi mangiamo pollo dalla mattina fino alla sera, magari prendi altro. La qualità delle cose ottima, veramente buona. Le patatine per me sono un punto in più, perché per me personalmente, che piacciono le patate fresche, averle quando mangi il pollo è proprio tipo il sogno della vita. C'erano anche le patate al forno, ma non le abbiamo prese perché Margherita ha detto, cito testualmente, amore, non le sentiamo però. La pasta mi è piaciuta, i secondi mi sono piaciuti. Nota di merito anche per i beccafico, perché a me sono piaciuti tantissimo perché hanno quell'acetoso bello intenso. Nota di demerito per me personalmente per il riso, bocciato. Pollo ruspante, ragazzi, se ci andate non prendete il pollo normale, prendete il pollo ruspante. Se c'è ovviamente, perché è veramente buono. Cioè senti il sapore del pollo che ormai... Senti! Mi senti? Senti, sì! I miei sentimenti. Questa non me l'aspettavo. Devo essere sincero. Non me l'aspettavo. Quindi sì, nel complesso super promosso. Ci andrò parecchie volte. Anche perché avendolo dietro la palestra... Un secondo, passo, mi prendo quattro patatine e quattro polli. Quattro ci mancavano, quattro già a Natale. Va bene! Detto ciò, le mie conclusioni. Detto ciò, sono pressoché identiche se non per il riso. Io le ho dette meglio. Non lo metto in dubbio. Tu sei la parte intelligente della coppia. Io sono il cretino? No, non è vero, dai. Lei è la parte intelligente, io sono quello che mangia. Beh, non dirò di no. Detto questo, noi speriamo, ci teniamo tantissimo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia. Vi chiediamo, se ve lo ricordate, di mettere un like qua sotto, di scriverci un commento, ci fa sentire più coinvolti con la nostra community che si sta ingrandendo sempre di più. Seguiteci su Instagram, su TikTok, su Facebook e seguiteci anche nei vostri cuori. Sì, non vi scordate, ultima ma non ultima, di iscrivervi al canale, perché è quello che ci dà il reale supporto e ci dà possibilità di poter continuare con questa avventura culinaria. Perché c'hai dell'olio in testa? Perché io rifletto. Quando si dice mi sbrinzio, mu sbrinzio, facci facci. Quindi vi salutiamo da io e lei e lui e tutto. E quindi basta. Ciao ragazzi, al prossimo video. Semplicemente ciao. 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 Devo premere il pulsante per spegnere. Ciao.